Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Sword of Convallaria perché la volta scorsa abbiamo parlato di Simona, mentre invece oggi parliamo di Gloria. Gloria è stato il primo personaggio fondamentalmente ad essere rilasciato nella versione global che ha fatto rerollare decine e decine di giocatori pur di ottenere appunto lei come uno tra i personaggi iniziali per cominciare l'avventura su Sword of Convallaria. Questo perché? Perché ovviamente Gloria è un grandissimo personaggio, è molto 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 figo sia da utilizzare, ma al tempo stesso è un personaggio figo anche dal punto di vista strategico, e oggi ovviamente vedremo il perché. Cominciamo a parlare un pochettino di Gloria come persona, come personaggio fisico presente all'interno di Sword of Convallaria. Gloria è praticamente la più giovane paladina presente all'interno dell'Unione, è presente nello stato dell'Unione dei Cavalieri. Ed è anche l'utilizzatrice, in questo caso, della lancia Longilinus. Longinus tecnicamente sarebbe il nome corretto. Lei è caratterizzata per essere un personaggio molto forte dal punto di vista caratteriale, forte sostenitrice della giustizia e del coraggio in generale, ed è diventata col passare del tempo una fonte di ispirazione per tutti i giovani cavalieri presenti all'interno dell'Unione. Una tra questi è Simona. Infatti vi avevo detto che Simona era legata a uno dei personaggi presenti all'interno di Sword of Convallaria, e questo personaggio è proprio Gloria. Gloria è stata la fonte di ispirazione principale di Simona, che appunto le ha permesso di diventare poi successivamente cavaliera. E ovviamente anche Gloria fa parte di quello che è lo stato dell'Unione dei Cavalieri, e ovviamente lei è un personaggio paladino in questo caso, o comunque sia un personaggio sacro, mettiamolo così, un Watcher, come appunto vengono identificati tutti i personaggi con, vedete, Roll Watcher, dove appunto vengono identificati tutti i personaggi con l'attributo sacro, o comunque con l'elemento sacro. Per quanto riguarda ovviamente la scheda più completa di Gloria, ve la farò vedere ovviamente a schermo, anzi sicuramente la starete già vedendo a schermo, dove ci saranno ovviamente tutti i dettagli più specifici del personaggio di Gloria, dove si avrà la possibilità di guardare un po' un overall di quelle che sono le sue abilità, di quella che è la sua passiva, di quello che è il personaggio in generale, e poi ovviamente noi ne tratteremo, diciamo, i punti più salienti in modo spero più conciso rispetto a Simona, che mi ha fatto perdere comunque un pochettino di tempo. Partiamo dal tratto. Il tratto di Gloria è un tratto, o comunque una passiva, chiamiamola così, molto molto interessante, ovvero la Flag of Justice, che permette a Gloria di incrementare il proprio attacco addirittura del 10%, e all'inizio della battaglia automaticamente lei ha la possibilità di poter sfruttare questa tecnica, permettendo praticamente a tutti quanti gli alleati attorno a lei di guadagnare movimento, quindi di potersi muovere su più caselle rispetto a quelle iniziali, e inoltre lei guadagna il buff Flag Waving, che praticamente le consente di incrementare attacco e difesa di tutti quanti gli alleati che le stanno accanto. Infatti, come potete vedere, lei ha la possibilità di guadagnare anche Potential Burst, che praticamente le consente di incrementare l'attacco di un ulteriore 20% e difesa di 40%, e le garantisce l'immunità praticamente ai debuff, quindi veramente una roba rottissima. E poi all'inizio della battaglia lei praticamente utilizzerà automaticamente Flag Waving, che era la skill di cui vi parlavo poco fa, che consente di far muovere a tutti gli alleati attorno a lei di una casella in più, e le consente anche praticamente di avere questo buff aura, quindi questo buff passivo che sarà attivo fin quando lei avrà la lancia in mano, che consente di incrementare la difesa a tutti quanti gli alleati che stanno vicino a lei di almeno 3 caselle,
del 12%, e questo è un buff che non può essere né dispellato e né debellato, quindi non può essere cancellato in nessun modo. Quindi diciamo che è un personaggio che, oltre a essere molto forte dal punto di vista offensivo, dà un supporto incredibile fin quando possiede la lancia in mano. Ovviamente possedere la lancia in mano ha dei bonus e dei malus, ovviamente, che però vedremo ovviamente più avanti durante la nostra analisi e la nostra visualizzazione del personaggio. Infatti, se andiamo a vedere un pochettino come è combinato il personaggio in questo caso il personaggio di Gloria, abbiamo praticamente diverse abilità che possono essere sbloccate come sempre nel rank. Nel rank 1 in questo caso abbiamo due abilità che sono, come dire, sono equivalenti, nel senso non si utilizzeranno, comunque io non le utilizzo né da una parte né dall'altra, dove appunto abbiamo la prima skill che è una passiva, dove abbiamo l'incremento dell'attacco del 20% quando i nemici la attaccano da di fronte, e inoltre abbiamo un incremento della difesa del 40%, anzi abbiamo incremento del 20% quando è lei ad attaccare frontalmente gli avversari, e al tempo stesso una difesa incrementata del 40% quando sono gli avversari ad attaccarla frontalmente. Questa è un'abilità che può essere utile se utilizzata dal punto di vista offensivo, perché dal punto di vista difensivo l'intelligenza artificiale farà in modo che i vostri avversari vi attaccheranno sempre di lato o alle spalle. Quindi voi questo buff di potenza di difesa incrementata facendovi attaccare frontalmente non lo sfruttereste praticamente mai. Mentre invece l'altra abilità è un'abilità aura, quindi un'abilità diciamo AOE o comunque una sorta di passiva che rimane sempre attiva, dove abbiamo la possibilità di diminuire l'attacco di alcuni, diciamo di diminuire l'attacco di tutti i nemici che praticamente le sono distanti di almeno due caselle del 10%. Potrebbe essere questa più utile sicuramente rispetto all'altra, perché appunto consente a Gloria di essere un po' più resistente tramite appunto questa aura che permette di infliggere ai suoi avversari che la attaccano fisicamente, però diciamo che ci sono delle abilità sicuramente migliori, come quelle che si sbloccano al rank 3. La prima è la sua finishing, o comunque la sua burst ability, chiamiamola così, quindi l'abilità unica, che si chiama appunto lancia di Longinus, che permette di scagliare la lancia di Longinus, permettendo a Gloria di effettuare un danno AOE pari all'80% comunque del suo danno fisico, quindi un'ottima percentuale, a tutti i nemici che praticamente sono distanti da lei da almeno due caselle e che praticamente siano disposti attorno a delle caselle vuote, come potete vedere appunto dall'immagine sottostante. Praticamente quando lei effettua questo attacco piazza la lancia nella zona che noi andremo ad indicare, permettendo di evocare flag, quindi la bandiera. Cosa fa questa bandiera? È un oggetto che permette di incrementare l'attacco e la difesa del 15% a tutti quanti gli alleati in battaglia. Ovviamente sparisce dopo un tot numero di turni e può essere anche distrutta dagli avversari. Quest'aura invece, che viene appunto castata da questa lancia conficcata per terra, permette di incrementare l'attacco e la difesa di tutti gli alleati che stiano almeno a tre caselle di distanza dalla bandiera del 12%. Questo buff non può essere né immunizzato né dispellato, però se ovviamente viene distrutta la bandiera, anche il buff purtroppo fa una brutta fine. Mentre invece il buff di Flag Waving è lo stesso buff che noi praticamente garantiamo all'inizio di ogni partita, quindi quando abbiamo la possibilità di utilizzare la lancia come oggetto a sé stante, che fa parte appunto del kit di Gloria, abbiamo la possibilità di garantire movimento di uno, di più uno, a tutti quanti i nostri alleati e ovviamente sfruttare la possibilità di muoverci e di essere un po' più veloci, quindi ci sta.
Ovviamente se non ci sono bandiere o comunque se non è presente la skill di flag waving su Gloria, praticamente la lancia appunto ritorna a essere flag waving, quindi dopo un tot la skill praticamente ritornerà ad essere l'evocazione della lancia stessa, quindi noi la possiamo scagliare, la possiamo sfruttare come oggetto, la possiamo tenere in un modo o nell'altro a disposizione del party, però prima o poi sparirà e la dovremo rievocare per riottenere tutti i buff. E poi un'altra skill molto interessante che è praticamente l'abilità di supporto Brilliance della sua lancia Longinus, che ci consente praticamente di incrementare attacco più 1 e riduzione danno più 2 per 2 turni a tutti i nostri alleati che stanno vicini di almeno 3 caselle. E permette anche di ripristinare un punto energia a tutti quanti, quindi è veramente un ottimo supporto in linea di massima Gloria, che riesce anche ad essere abbastanza offensiva. Se non è disponibile ovviamente flag waving, quindi se noi praticamente non abbiamo la possibilità di sfruttare la lancia, questa skill si trasforma in Sword Full Moon. Sword Full Moon è praticamente una skill che effettuerà il 90% di danno AOE come danno fisico a tutti gli avversari che staranno praticamente a distanza di almeno 2 caselle da lei. Quindi bisogna dire che è una skill molto interessante. Il danno effettuato sarà addirittura incrementato del 30% se i nostri avversari sono già infortunati o comunque sono feriti. Inoltre guadagniamo riduzione del danno più 2 per 2 turni dopo aver effettuato questa skill. Quindi è vero che se non abbiamo a disposizione la lancia, perché l'abbiamo appunto utilizzata tramite la skill di poco fa, abbiamo comunque la modifica della skill, però ovviamente anche questa skill ci consente di avere un ottimo vantaggio. Quindi direi che queste sono due abilità che sicuramente consiglierei di sbloccare a prescindere. Al rank 5 invece abbiamo altre due abilità, che sono ovviamente le abilità di reazione in questo caso. La prima è la difesa frontale, ovvero che se dovessimo essere attaccate frontalmente il danno ridotto è del 30%. Ma come vi ho spiegato poco fa, essere attaccate frontalmente è praticamente impossibile, perché l'intelligenza artificiale cercherà sempre di aggirare l'ostacolo e attaccarvi o alle spalle o di lato. Quindi la scelta obbligata è sbloccare counter attack, ovvero nel momento in cui noi veniamo attaccati sia frontalmente che lateralmente, potremo effettuare un contraccolpo di ricambio che si chiama strike back, dove effettueremo il 70% di danno fisico al nostro avversario. Questa modalità o comunque questo contrattacco può essere attivato una volta per ogni round, quindi una volta per ogni turno. Quindi non può essere un contrattacco continuo, però per la prima volta ovviamente sfrutteremo il counter. Successivamente come rank 7 abbiamo altre due abilità molto interessanti. La prima è la Wall of Justice, che è praticamente un'abilità da leader, quindi sarà un'abilità passiva che sarà attiva a prescindere, che permetterà a tutti i personaggi dell'Unione, in questo caso, di poter avere incrementato il proprio attacco del 10% e la difesa del 20%. Inoltre, quando si effettua una skill attiva, quindi quando si effettua una qualsiasi skill, il danno viene incrementato del 12%, e quando invece si viene attaccati alle spalle, il danno viene diminuito del 24%. Quindi questa è comunque un'abilità estremamente forte. Mentre invece l'altra abilità, che è un'abilità di supporto, che anche questa non è affatto male, praticamente consente di aggiungere al personaggio di Gloria, in questo caso, il 20% di attacco fisico e il 20% di difesa fisica e magica. Incrementa il danno che si effettua alle spalle dei nostri avversari del 50% e guadagna anche il buff Prempt, che sarebbe praticamente danno preventivo. Quindi quando le persone si avvicineranno a noi, noi effettueremo subito un danno preventivo prima che il nostro avversario possa attaccarci. E successivamente incrementa lo strike back di 2 caselle per 2 turni, perché anche Gloria possiede delle skill che possono spingere in avanti il nostro avversario, e quindi possiamo spingere ancora più in là il nostro avversario ogni qualvolta si avvicina dopo aver utilizzato questa abilità.
Successivamente invece al rank 9 sblocchiamo l'attacco, la variante dell'attacco normale, dove abbiamo la variante per silenziare, quindi 100% di danno fisico, e impediamo praticamente di far utilizzare delle skill attive al nostro avversario per due turni, se però è infortunato. Quindi se il nostro avversario è indebolito, gli impediamo di lanciare qualsiasi tipo di skill, che può essere una skill di cura, una skill di debuff, una skill di danno, eccetera, eccetera. Quindi non è da sottovalutare. Però, personalmente parlando, io preferisco assolutamente Lance of Justice, che fa un pochettino di danni in meno, però ha un target più lungo, nel senso possiamo attaccare nemici, anche più nemici contemporaneamente, a una distanza più lunga, dove ovviamente abbiamo la possibilità di fare questi danni. Se però non abbiamo la lancia a disposizione, questa skill si modifica in Sword of Justice. Quindi se abbiamo la lancia diventa Lance of Justice, se no Sword of Justice, dove praticamente abbiamo un attacco single target che effettua il 100% di danno fisico, e quando attacchiamo frontalmente il nostro avversario il danno viene incrementato del 130%. La skill ovviamente viene modificata se al posto della spada abbiamo la lancia, quindi abbiamo la possibilità di poter sfruttare o un attacco o l'altro. Quindi questo è un attacco che si sfrutta con la lancia, ma se nell'eventualità avessimo lanciato la nostra lancia, scusate il gioco di parole, potremmo sfruttare la spada della giustizia. E poi infine abbiamo praticamente altre due abilità abbastanza interessanti, che però non so effettivamente se si utilizzeranno al 100%, dove abbiamo duello legittimo, fair duel, dove appunto abbiamo un attacco singolo che effettua il 180% di danno prima di poter attaccare, e ha la possibilità di poter dispellare tutti i debuff sul personaggio, quindi in questo caso Gloria, e tutti i buff invece sull'avversario. Quindi abbiamo una sorta di cleanse che possiamo effettuare anche con una bella quantità di danno. Mentre invece l'altra abilità è un'abilità di supporto, ovvero la Gloria del Cavaliere, che consente di ottenere attacco più 2 per due turni quando qualsiasi personaggio che fa parte dello schieramento dell'Unione, quando si viene targettati da qualsiasi personaggio che proviene dall'Unione, e inoltre ci permette di guadagnare uno scudo fisico che equivale al 20% degli HP totali del personaggio. Quindi diciamo che, non lo so, non è un'abilità che mi piace tantissimo, anche perché abbiamo altre passive che funzionano molto meglio e che tra l'altro non hanno un cooldown di 4 turni, che ovviamente potrebbero in un modo o nell'altro farmi favorire altre abilità che è vero possono avere un cooldown simile o anche più lungo, però mi danno comunque dei benefici anche maggiori, come ad esempio il Counter Attack Mode, che mi permette comunque di avere tanti effetti continui, che però ovviamente anche in questo caso si rinnova ogni 4 turni. Per quanto riguarda invece il setup che io sto utilizzando di Gloria, è praticamente quello che vedete qui sotto in basso, quindi possibilità di poter counterare, possibilità di poter buffare, utilizzare la lancia e ovviamente il buff aura, che mi consente di incrementare le statistiche di tutti quei personaggi che fanno parte della mia stessa coalizione. Come fate a vedere i personaggi che fanno parte della stessa coalizione? Ovvero cliccando sul pulsante qui in basso, dove qua vedrete tutti i personaggi dell'Unione che ovviamente verranno buffati in questo caso dal buff unico. Mentre invece questo è una categoria a parte, che è la categoria Fortitude, che al momento ovviamente non vi interessa più di tanto, perché il buff aura comunque si concentra sulla categoria di rappresentazione della nazione. Per quanto riguarda le armi, in questo caso non sono messo malissimo per quanto riguarda Gloria, perché avrei comunque diverse alternative. Infatti possiedo la lancia dell'alabarda doppia lama, in questo caso, che mi permette di incrementare l'attacco fisico del 5%, e per ogni avversario colpito mentre attacchiamo abbiamo la possibilità di incrementare il danno del 3% fino al 9%. Quindi se attacchiamo 3 personaggi contemporaneamente possiamo fare molti più danni. Per lei però ho notato che c'è anche un'altra bella alternativa, che potrebbe essere questa, ovvero l'alabarda pendente, dove appunto abbiamo la possibilità di incrementare i nostri HP del 2%, e prima di subire un danno da un attacco single target guadagniamo il 10% di attacco e difesa.
Quindi se veniamo attaccati singolarmente abbiamo questo buff che mi consente comunque di incrementare il mio attacco, che non è male. Ci sarebbe anche un'altra lancia, un'altra alternativa che io però non possiedo, ma che vi farò vedere sicuramente a schermo. Però io personalmente reputo che questa al momento sia, secondo me, la lancia migliore che si possa utilizzare su Gloria. Mentre invece, per quanto riguarda i trinket, io al momento sto utilizzando questo, che mi consente di diminuire il danno subito degli attacchi ranged del 4%, in modo tale da avere una copertura praticamente sia sui danni da vicino che dai danni da lontano, per permettere comunque una sopravvivenza abbastanza pesante per quanto riguarda la nostra Gloria. Però anche per lei ci sono comunque delle alternative che io purtroppo non possiedo, come potete vedere, perché sono abbastanza scarso dal punto di vista dei trinket, che però ovviamente vi metterò a schermo e che vi consentiranno di poter guardare e magari di poterli cercare online e vedere quale effettivamente più vi aggrada secondo appunto le vostre statistiche e anche il modo in cui giocate Gloria. Mentre invece per quanto riguarda il Tarot, penso che non ci siano, diciamo, alternative a quello che è il Redemption of the Judgment. Lo dice un po' anche il nome stesso, dove praticamente abbiamo alla fine del turno dispella praticamente due buff da un nemico randomico che sia almeno distante due caselle dal personaggio. Quindi se noi ci troviamo praticamente in giro con Gloria vicino a degli avversari, lei a ogni fine turno dispella praticamente automaticamente dei buff ai nostri avversari, il che è molto molto positivo, oserei dire. Però ovviamente anche qui ci sono diverse alternative. Io quelle che ho visto, diciamo, più comuni in generale sono il Silence of the Hermit, che vi consente appunto di diminuire i danni subiti del 10%, che però, diciamo, non mi fa impazzire in questo caso, soprattutto su un personaggio come Gloria, che io utilizzo molto offensivamente. E poi anche per lei il Dream of the Magician, dove appunto abbiamo la possibilità di incrementare il danno dell'8% e poi successivamente incrementare i danni ancora di più del 4% quando facciamo molteplici hit su più nemici, dato che lei ha la possibilità di fare danni AOE, e quindi aumentare il danno del 4% in più fino al 12%. Io ovviamente rimango dell'idea che questo sia quello migliore, perché lei comunque buffa gli alleati ma al tempo stesso debuffa gli avversari, quindi credo che sia un connubio eccezionale. Anche Gloria ovviamente ha pregi e difetti, come stavamo vedendo poco fa. È un personaggio molto forte dal punto di vista offensivo quando attacca o frontalmente o comunque lateralmente, però è difficile funzionare o far funzionare comunque una sua build che la costringa in un modo o nell'altro a farsi attaccare alle spalle o comunque frontalmente, perché in questo caso appunto, anzi più che alle spalle, frontalmente volevo dire, perché come vi stavo sottolineando prima, l'intelligenza artificiale saprà sempre e comunque come attaccarvi alle spalle. Quindi è molto molto relativo il fatto di farsi attaccare frontalmente. Se ci riuscite bene, magari facendola avanzare in un gruppo compatto di gente che la possa proteggere sia lateralmente che alle spalle, però diciamo che questo risulta essere un pochettino troppo diciamo limitante dal punto di vista di gameplay. Quindi magari avere una Gloria un po' più offensiva penso che sia la soluzione migliore. Detto questo, non c'è altro che vi devo dire o comunque vi posso dire del personaggio. Spero che anche in questo caso il video possa esservi stato utile e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!